Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Zanda e Finocchiaro si schierano per il no al referendum, ma nel 2008 proposero un identico taglio degli eletti. Nel disegno di legge del 4 novembre del 2008 l'ex tesoriere PD e l'ex senatrice democratica chiedevano di modificare gli articoli 56 e 57 della Costituzione per tagliare a 400 deputati e 200 senatori il numero degli eletti, senza prevedere i correttivi che oggi invocano come giustificazione al no. In Veneto la Meloni prende tutti, 25 candidati su 55 vengono da altri partiti, esodo da Forza Italia ma anche Lega e Movimento 5 Stelle che pagano il dazio, nomi storici, Voltagabbana cronici, berlusconiani non più fedeli, le liste di Fratelli d'Italia per le prossime elezioni regionali sono piene di transfughi, è il frutto di una serrata campagna acquisti orchestrata dall'eurodeputato Sergio Berlato. C'è anche chi proviene da Salvini o 5 Stelle e chi si avvale dei servizi professionali di uno spin doctor vicino al PD. Covid, altri 1.444 nuovi casi ieri su oltre 99.000 tamponi, quindi un nuovo record. Per il secondo giorno aumentano i ricoveri in terapia intensiva. Le persone attualmente positive sono 23.156, con un incremento di 121 in 24 ore. I guariti sono 208.224, ben 1.322 in più. I pazienti in terapia intensiva salgono di 5 unità fino a 79, il secondo giorno consecutivo di aumento dopo un incremento di 7 dell'altro ieri. I ricoverati comunque sono con sintomi calano invece di 10 unità, aumentano di 126 pazienti in isolamento domiciliare. Massimo Galli sia al piano Crisanti sui tamponi, bisogna rafforzare anche le ASL. Ha un soffio dai 100.000, 99.108 tamponi, quelli comunicati appunto dal Ministero della Salute ieri per scovare 1.444 nuove infezioni da SARS-CoV-2 in lieve calo rispetto agli ultimi giorni. Massimo Galli, direttore delle malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano e ordinario allo statale, appunto dice questo, da più parti si chiede di aumentare ancora il numero dei test. USA scontri a Portland tra i manifestanti di Black Lives Matter e i sostenitori di Trump, un morto. Guerriglia in strada tra manifestanti di Black Lives Matter e i sostenitori del presidente Donald Trump. La vittima sarebbe stata raggiunta da colpi di arma da fuoco. Non sono ancora chiare le dinamiche. Notizie da Napoli e dalla Campania. Covid in Campania, tamponi e rallentatore, aumentano i test fatti ma si allungano i tempi. L'esito sprint del tampone per Belen ha scatenato la polemica sui tempi dell'esame per scoprire se sia o meno positivi. La showgirl ha conosciuto il risultato la sera stessa del suo arrivo a Capri e lo ha pubblicato su Instagram. Il tampone è stato eseguito dal personale dell'ASL Napoli 2 Centro, appunto ASL Napoli 2 Centro, ed è stato processato all'ospedale San Paolo di Napoli risultando negativo. Covid a Napoli, un contagio in salumeria in via Salvatore Rosa, verifiche dell'ASL, Covid-19 al centro storico, quindi la ASL Napoli Uni è al lavoro per una indagine ispettiva in corso su una frequentata salumeria di Salvatore Rosa. Tra preoccupazioni e denunce dei residenti, i sanitari hanno effettuato negli ultimi giorni diverse ispezioni. Notizie dalla Puglia. Bari, avanzano i lavori del mercato di via Pitagora, pronto a inizio 2021, hanno detto. Il lockdown di primavera ha scombussolato e frenato i piani, ma il nuovo mercato che si chiama Santa Chiara di via Pitagora dovrebbe essere disponibile per i baresi dall'inizio del 2021, sempre che non ci siano altri intoppi o chiusure. Roberto Benigni accende il B-Fest 2020, la Puglia è il più bel set cinematografico d'Europa, ha detto. Una casa a San Pasquale, a Mungiavacca, mi piacerebbe abitare qui, mangiare un piatto di patate, riso e cozze. Con Bari ho un rapporto davvero speciale. Roberto Benigni dal palco in una piazza Libertà, gremita seppur nel rispetto delle restrizioni Covid, ha salutato il pubblico nell'appuntamento più prestigioso del B-Fest 2020. Notizie da Treviso e dal Veneto. Electrolux, l'operaia contagiata, il figlio che lavora all'AIA, il focolaio di Vazzola potrebbe aver portato il virus a Susegana, negativi i primi tamponi ai colleghi.
Montebelluna, don Genovese, blocca il ladro di elemosine visto dalla telecamera, 68enne di Rubano, specializzato in furti in chiesa, sorprese in Duomo mentre pescava monete col magnete. Tromba d'aria scoperchia al deposito MOM di Vittorio Veneto, danni davvero ingenti, piante KO e strade interrotte nel Coneglianese e quartier del Piave, una tempesta sulla Doccige. Vendemmia in arrivo nella Marca, 3.000 operai dall'est. La richiesta Zaia dice abolire la quarantena. Coldiretti scrive alla Regione, dice impossibile gestire la manodopera, deve poter lavorare dopo il primo tampone negativo. Bonus bici ma erogato, fioccano le proteste a Treviso. Il governo non ha ancora attivato il portale che serve per accedere all'incentivo. Rigobon dell'IDA di Consum dice segnalazioni in aumento, le procedure vanno sbloccate. Adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia, diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti da Udine. "70.000 piante per ridare il sorriso alla pianura veneta". Sono già partite le adesioni all'iniziativa della Regione e Veneto Agricoltura per la distribuzione delle piante ai comuni veneti, che le consegneranno a loro volta a tutti i cittadini che ne faranno richiesta. Le piante sono prodotte dal Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Si parla di tigli, querce, frassini, biancospini, aceri campestri, meli selvatici e prugnule. Il progetto, finanziato dalla Regione Veneto, Ridiamo il sorriso alla pianura padana, punta a rendere i comuni protagonisti nel processo di miglioramento del territorio e ha l'obiettivo di coinvolgere i singoli cittadini. Le amministrazioni comunali, con il gesto semplice di piantare un albero, possono comunicare un messaggio culturale ed educativo alla propria cittadinanza. Le richieste da parte dei comuni che intendono aderire all'iniziativa andranno inoltrate via PEC all'indirizzo avisp@pecveneto.it. I cittadini invece potranno effettuare la prenotazione registrandosi e accedendo al sito www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene cari amici, riprendiamo la lettura delle notizie per il Friuli Venezia Giulia. Maltempo, frane e allagamenti in Friuli Venezia Giulia, disagi nell'area montana dove si sono registrati diversi smottamenti, una ventina i comuni interessati nel Friuli occidentale. Primi danni legati all'ondata di maltempo che fino a domenica sera interesserà appunto la regione. Ricordiamo che la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione per tutta la giornata, con l'esclusione dell'area giuliana dove l'allerta resta giallo. Facciamo chiarezza sull'onda dei migranti, la regione resta il punto di arrivo di migliaia di persone. Si fa chiarezza quindi sull'onda dei migranti, allentate le restrizioni ai confini, con la bella stagione sono ripresi gli arrivi di migranti in regione, mettendo a dura prova le strutture per l'accoglienza, senza ovviamente dimenticare la solita bufera di polemiche politiche che spiazza via qualsiasi tentativo di avere le idee chiare quando si parla appunto del problema. Baby vandali in azione a Spilimbergo, denunciati 3-14 anni, ma sono diverse le denunce in zona al vaglio dei carabinieri. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Spilimbergo, al termine di una prima tranche investigativa, hanno denunciato per violazione di domicilio, deturpamento e imbrattamento di cose altri. In concorso appunto 3-14 anni, due di Spilimbergo e uno di San Giorgio della Richinvelda. 81enne cade e si infortuna sul sentiero Cibolli a Trieste, è stata soccorsa dai tecnici della stazione di Trieste del soccorso alpino e speleologico e dei vigili del fuoco. Una donna di 81 anni di Trieste è stata soccorsa dai tecnici della stazione, come dicevamo, di Trieste del soccorso alpino e speleologico e dei vigili del fuoco. La donna è caduta mentre passeggiava sul sentiero Cibolli che collega l'obelisco al Monte Grisa, procurandosi una probabile frattura alla caviglia.
I tecnici l'hanno trasportata fino all'ambulanza giunta in prossimità del sentiero. 5 soccorritori sono intervenuti nell'operazione assieme ad altrettanti vigili del fuoco. Anche in Friuli Venezia Giulia l'operazione Stazioni Sicure. La Polferri intensifica i controlli per garantire un controesodo vacanziero in piena sicurezza. 194 persone identificate e una denunciata, oltre a una multa in base al regolamento di polizia ferroviaria. 54 operatori del compartimento polizia ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia sono stati impegnati nell'intero territorio regionale durante la giornata di controlli straordinaria denominata Stazioni Sicure. Interessati 24 scali ferroviari e ispezionati numerosi bagagli al seguito dei viaggiatori. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.